Nella nostra famiglia non abbiamo mai fatto una lavatrice. Noi di solito mettiamo i nostri vestiti dentro il freezer. No, freezer, scelto. Oggi sono molto fortunata perché non ci sono vestiti nel freezer, quindi è libero e posso mettere il mio maglione. Ah, scelto. No, nel mio c'è un poco di canne, un poco, perché siamo morti di fame, scelto. Questo è un ottimo metodo perché il freezer uccide tutti i batteri, per cui i nostri vestiti sono sempre puliti, senza bisogno di acqua o della lavatrice. Scelto. Per risparmiare carta igienica ho insegnato a tutta la mia famiglia questo metodo. Ah, ok. Per ogni operazione si usa un solo quadratino. Lo si piega in quattro e si strappa il vertice interno mettendolo da parte. Ah, un bizzotto, scelto. Lo si riapre infilando nel foro ricavato il dito medio. Si utilizza il dito suddetto per la toilettatura interna dell'aria. Aspetta, dove scelto? Dopodiché con la mano libera si fa scorrere il foglio sul dito utilizzato, facendolo ritornare roseo e profumato come prima. Si conclude pulendo sotto l'unghia con il pezzettino lasciato da parte. Ah, sotto l'unghia, scelto. Facile, veloce ed economico. Economico sì, questa però... Questa pratica potrebbe sembrare disgustosa, e in parte lo è, ma dobbiamo farlo per rendere felici i nostri genitori. Qualche volta quando posso sciacquo il mio dito, anche se con pochissima acqua. Ah, perché non vi lavate mangio il dito dopo? Belluito. Nella mia famiglia utilizzo la stessa bustina per 3 o 4 tazze. Scelto, mi sembra giusto. Viene un po' più leggero, diciamo. Dopo il secondo uso il tè non ha molto sapore, ma per noi va bene perché risparmiamo. Dopo che i miei figli hanno usato del tè per 3 o 4 volte, noi non la buttiamo via. Ah, ma no, io no, ancora no, per certo. Pulire le pentole. No, dopo 4 volte no. Certo, lavamo nei vignati. E così viene molto molto pulita. Pulita. Alla fine dell'utilizzo della bustina, la rompo e la metto nell'acqua per pulire il pavimento. Ah, signora, dopo le pentole ancora lei non è contenta. Molto, molto lucido. Ah, un pavimento.